fu soltanto un sogno, non è forse lo stesso che sia stato un sogno o no, se il mio sogno mi ha annunziato la verità, perché quando uno ha veduto la verità, quando uno ha conosciuto la verità, sa bene che quella verità è la verità, non ci può essere un'altra verità, non c'è una verità per quando si dorme e una verità per quando si è svegli. La platea non era certamente quella degli appuntamenti precedenti, tanti posti lasciati vuoti per lo spettacolo fuori abbonamento portato in scena da Gabriele Lavia, Il sogno di un uomo ridicolo. L'attore regista ha comunque incantato i presenti con la sua interpretazione dell'opera dostoevskiana. L'autore russo ha concepito Il sogno di un uomo ridicolo come un racconto fantastico scritto intorno al 1876 e inizialmente inserito nel diario di un uomo scrittore. Si tratta della storia di un uomo che ripercorre la sua vita e le ragioni per cui si è sempre sentito estraneo alla società, perciò corteggia l'idea del suicidio e, giunto all'età di 46 anni, decide di metterla in pratica. Invece si addormenta davanti alla pistola carica e inizia un sogno straordinario che lo porta alla scoperta della verità. E qui sulla Terra avessi riservato coscienza dell'azione schifosa commessa sulla Luna o su Marte, nello stesso tempo avessi saputo che per nessuna ragione sarei mai più ritornato nella mia vita sulla Luna o su Marte, bene ora dalla Terra, guardando lassù, guardando la Luna o Marte, voglio dire, la cosa mi sarebbe sembrata indifferente o no? Avrei provato vergogna oppure no? Approda in un altro pianeta del tutto simile alla Terra, tranne che per l'animo dei suoi abitanti, che sono pure di innocenti, e in quella purezza lui per la prima volta non viene additato come ridicolo. Ma il suo arrivo contamina quella gente che in poco tempo acquista tutti i difetti della società da cui lui proveniva. Il testo si rivolge, dietro la finzione letteraria, alla società intera e ne denuncia i vizi che lo allontanano dalla felicità fondata semplicemente sull'amore e sulla solidarietà al posto dell'avidità e dell'egoismo, sulla condivisione incondizionata anziché sulla presunzione della scienza che solo teorizza le leggi della felicità. Durante la notte la candela si consuma per intero, si consuma.